Tanti gli eventi in corso a Castel di Sangro per la gioia di turisti e appassionati dello sport. Soddisfatto Mario Rainaldi, direttore del Museo Civico Fidenate, che in questo periodo ha organizzato molti eventi che hanno catalizzato l'attenzione di persone giunte anche dagli Stati Uniti e dai paesi del Nord Europa. Sì, siamo contenti, come dicevi, una miriade di eventi, ma poi quello che ci inorgoglisce è che sono degli eventi internazionali. Cioè, noi oggi qui abbiamo avuto dei turisti, dei pescatori che provengono da Giappone, dagli Stati Uniti, ma anche da altri stati europei. Quindi per questo devo sicuramente ringraziare l'avvocato Osvaldo Galizia, che si occupa da ormai oltre 20 anni di questa iniziativa, e noi cerchiamo di supportarlo in tutti i modi possibili perché sicuramente la sua passione la fa da padrona e quindi cerchiamo di supportarlo. Infatti lui toglie anche del tempo alla sua attività lavorativa. Dalla pesca ai cani il passo è breve. Sì, allora questi sono due eventi che praticamente danno il via all'estate del Museo Civico Fidenate. Ed è uno splendido connubio tra sport e cultura, perché come dicevo prima, ecco, noi acquisiamo e facciamo conoscere il nostro patrimonio a persone che altrimenti non sarebbero mai venute qui a Castel di Sangro. E così come la manifestazione della prova di resistenza di cane lupo cecoslovacco, che in Italia è l'unica e i cani percorreranno 40 km lungo le piste ciclabili di Castel di Sangro, e quindi partono proprio da qui, dove si crea uno scenario naturalistico formidabile, dove qui a due passi da noi si incrociano le acque dell'affluente Zittola con il fiume Sangro, e da background, da sfondo, abbiamo le montagne Spino Rotondo ed Arazzeca. Quindi quale location migliore se non questa, e quindi che sposa bene cultura, natura, storia e turismo.